Hey yo, what's good everyone? We are back! Mamma mia, raga, scusate, adesso recuperiamo tutte quante le battle che dobbiamo fare. Non so chi mi segue su Instagram avrà visto, ho postato una bella foto con la mia nuova maglietta. Ah, si vede ancora? Aspetta, non so se si vede. Dio, non si vede forse, no. Sto iniziando a spellarmi un pochino. Non ce la faccio a resistere, quando mi spello... Ah, ma che roba, mamma mia. No, raga, voi andate al mare, vi bruciate, quello che è. Io vado a Londra, a Londra, a Londra e mi ustiono. Vabbè, dai, lasciamo stare, va. Abbiamo BLNK vs Frank, All Bars Game. Mica del 21 aprile, cazzo, è stato appena postato adesso. Quando è? Sì, l'hanno postato proprio ieri. Quindi, questo siamo già veloci. Abbiamo tante battle da recuperare, eh. Prima prova Asmr. Ah, schifo. Dai, andiamo. Allora, anche questa sera apriamo le porte del Colosseo del Verbo tra i gladiatori dell'Arena Colossale che si verbo, mi è sfideranno per il vostro piaciuta. pubblico divertimento e metteranno in gioco il loro carisma, le loro skills, tutto quanto il loro stile e soprattutto le barre, perché questo è All Bars Game e non ci interessa di che genere siete né da dove venite, l'importante è che ci Le portate! barre! Ok. Sono carico, BLNK Frank, mamma mia. Tocca ricordare che qua siamo ad All Bars Game e non ci interessa di che genere siete né da dove venite, ma l'importante è che ci portate. Lo dici sempre, ma non porti nessuna freestyler donna a caso, eh? Dai, porta tua moglie che rappa meglio di te. Scherzo, ovviamente. E noi siamo sicuri che questi due signori ce le porteranno, anzi sono venuti con un carico di barre fighe. Quindi, continuiamo la formula, andiamo avanti. E io chiedo, partecipante, alla mia destra, Quando vuoi, boy. presentati. È BLNK, man. Dritto, semplice, conciso, al punto. Ci piace. Contrapposto a lui, sfidante alla mia sinistra, presentati, boy. Francone da Bolo, primo al bar, se spero viaggeremo tutti insieme come Luffy sulla È Sunny, vero, raga. è vero, è il primo. Ah. Minchia, ma... Cazzo, ma... Qual è la voce di Astice? No, vabbè, ma Frank, che fa già degli storytelling assurdi in freestyle, preparato, mamma mia, ne vedremo delle belle. Se fosse l'abbiamo già vista in chiave freestyle, questa è una sfida che abbiamo già visto varie volte. Ci hanno abituato a grandi cose. Mi pare che sia stata anche una finale di un Tecniche Perfette, se non sbaglio. Quindi, e Me la ricordo che più, sai. Ci finale! E che finale! avevamo reagito, raga. Quindi io credo che a sto giro non ci deluderanno. Ho un presentimento. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni. Voi avete fatto Io parecchi sono spoilerate, carico, per chi mamma comincia mia. Abbiamo già deciso. Parto io. Parte Francone. Ok. Primo il bars per te. Che onore, ragazzi. Ti tocca Vai. anche cominciare. L'ho scelto io, ho scelto io. Ed è la prima volta ed è veramente troppo un piacere per me dirti per la prima volta. Tempo sul cronometro per te. Quando vuoi, vuoi. Quando vuoi, poi. Frank e Blank. Sembra tipo il titolo di un anime divertente. Ma Frank e Blank è più un quadro di trova le differenze. Non so se avete presente come si gioca, che si cerchiano le differenze. Sì. Nel quadro abbiamo il King del freestyle e il suo pretendente. Questo se consideriamo il Frank attuale e il Blank pre-perdente. Perché direi che... Ma anche la nostra vita è molto differente. Io sono una persona gasata, che va fuori, dialoga, si connette. Tu sei una persona posata e lavori in fabbrica di forchette. Ah, no, scusa. Posa. I tuoi colleghi lavorano in una fabbrica di forchette. Perché in pratica lavorano tutti, forchette. Oh!
spieghiamo bene dillo! Le differenze, no? Tu sei quello con la testa che sicuro c'ha talento. Io sono quello che compensa con il duro allenamento. Tu una scheda che s'attiva con upload aggiornamento. Io stratega che ti priva dell'approvvigionamento. Oh mio Dio! Tu fai rap a macchinetta, io ci metto sentimento. Tu sei fermo sulla vetta, io la supero nel tempo. Tu la macchina perfetta durante lo svolgimento. Io la mente che progetta tutto il suo funzionamento. Mamma mia! Poi! Sempre! Sempre a proposito di differenze. Mamma mia. Io sto in fase crescente mentre tu in quella calante. Io c'ho una carriera figa. Per passare alla leggenda ero sempre uno sfidante. Tu sei una carriera FIFA. Puoi passare da leggenda esordiente in un istante. Oh mio. Vedi. Sei come un giocatore dal valore altalenante. Ti credi il terrore dei portieri in piedi sull'area grande, ma come difensore non levi un pallone dai piedi dell'attaccante. Vuoi no, aspetta, raga, ho rotto il chiodo. Volevo interrompere il chiodo, Dio buono, mica sto pure sudando. Torna indietro. No, beh, no. Aspetta, oddio, sto sudando. Ma cazzo si... Ah, raga, devo mettere il ventilatore più vicino, sto sudando. Ma no, quella rima di FIFA è illegale, dai. Quella rima di FIFA è illegale. Io c'ho una carriera figa. Per passare alla leggenda ero sempre uno sfidante. No, vabbè. Tu sei una carriera FIFA. Puoi passare da leggenda esordiente in un istante. No. Vabbè, no. Ma questo è illegale. No, vabbè. Guarda che la faccia di Birlen Kay. Come per dire, ma che cazzo dici? No, vabbè. Porca puttana, ha fatto rompere il Buddha. Vabbè, dai. Lo metto qui. Mamma mia. Io non ci credo. Vabbè, non si vede, però fa nulla, sti cazzi. Porca puttana. Vaffanculo, non riesco a metterlo. Oddio, sono già sudato, raga. Vedi. Ok. Sei come un giocatore dal valore altalenante, ti credi il terrore dei portieri in piedi sull'area grande, ma come difensore non levi un pallone dai piedi dell'attaccante. Oh mio Dio! Vuoi sapere perché ultimamente blank rispetto a te di battle io ne vinco tante? Perché non conta fare un gol da 30 metri, ma subire 0 reti alla partita più importante! No. Davvero? È un po' sconcertante, raga. Avreste mai detto che blank faticasse a vincere una gara? È come se il Milan di Van Basten si impegnasse per vincere la Coppa Italia. Cioè, io che dico a blank di migliorare nella scena freestyle italiana. È come se mi simpatia dicesse a Fibra di non fare la puttana. Mamma mia, però, che ricordi. Dobbiamo reagirci, mica. Da quanto tempo... Cazzo, dovremmo fare un po' di reazione a quei dissi italiani famosi, quelli di un tempo. Miss Simpatia. Era pure figa la canzone, eh. Rappava pure bene Miss Simpatia. Poi dopo quella canzone mi sa che è sparita, no? Stavo pensando che, siccome, rega, blank non ha un problema, ha una mente problematica, parlerò del tema come fosse il teorema di un problema di matematica. Se consideriamo K, la costante fisica Frank, dal valore costante contante ore di pratica, e X, la variabile autistica blank, dalla prestazione variabile ed enigmatica, si calcola che il limite di blank tendente al rap è l'espressione derivata da fumare canne in loop. Le condizioni di esistenza sono un filtro, una cartina e un pacco di Camel Blue. Mamma mia! Per ogni X diverso da zero... Per ogni X diverso da zero, ovvero quello che sei tu, si evince quindi super giù che un contest chiama Frank per avere ancora in vista un grande scontro su YouTube, mentre un contest chiama Blank per avere sopra Insta qualche follower in più. Basta! Però, mio Dio! Ora lo spieghiamo meglio ancora, facendo una roba che in freestyle va assai di moda. Riciclando. Ti chiedi Frank a cosa sta pensando? In testa ho solo un tarlo che mi sta pressando. Hai perso o sei passato non meritando con Grizzly, Snake, Redrum, Chiasmo, Bruno, Justog, Lexon, Casco, su palchi come Bolo, Fight, Verbal, Jungle, Carpe, Smic, Royal, Rumble, Contest, Street, All Bars, Bar... Cioè sta pure rimando i nomi dei contest, ma di cosa stiamo parlando? Come Bolo, Fight, Verbal, Jungle, Carpe, Smic, Royal, Rumble, Contest, Street, All Bars, Barrios, quale battle stai ancora aspettando? Mamma mia. Che poi, attenzione. Il fatto... No, incredibile. Attenzione. Ancora, attenzione.
hai un tasso d'attenzione alla rima basso. In giuria, io sto attento a chi è che passa, tu stai attento a chi da passo. Il tuo freestyle spiega come ti relazioni alle relazioni. Per trovare la tipa seria, gli fai fare le selezioni. Per uscire fuori a cena, gli dà le consumazioni. La loro meta vacanziera è una battola regioni. Blank, io credo, serio, che tu debba svegliarti. No, bro, ma tipo ti devi svegliare prima di innamorarti. Di nuovo. Metti che le chiedi di sposarti, no? Dovrai presentarti da vero uomo. Perché il giorno delle nozze in cui ti vestirai da sposo, hai intenzione di portare due fedine fatte in oro o di fare sei quartine ad argomento matrimonio? Oddio! Ma il matrimonio freestyle che figata sarebbe, oh mio Dio. Bisognerebbe, raga, mettersi lì come fanno quelli che si portano dietro la pianola, che fanno tipo il piano bar, come faceva Gigi D'Alessio prima di diventare famoso, no? Cantare nei matrimoni. Fate il freestyle nel matrimonio, ma cazzo, sapete quanti soldi? Gli dite, vi facciamo una canzone fatta apposta, no? Freestyle per gli invitati, facciamo anche... Che ne so, quando lancia il bouquet faccio un freestyle su chi lo prende, cosa succederà nella vita, gli fate pure il freestyle, yo, tu la vuoi sposare? Di sì, se no vaffanculo, lui ti dice di no sul beat, una stronzata così. Però è una bella idea, eh? Se uno riesce a venderla la cosa, immagino che sarebbe pure meglio, pure più originale, no? In realtà, scusate ragazzi. Il pubblico è la cosa migliore, raga. Ho sbagliato, Blank, scusa, non ne fare 6. Fanne tipo 7. Come fosse il mio numero preferito. 7. Come le meraviglie del mondo antico. 7. Come fosse la Dark Polo con un triplo. 7. I punti del chakra che ho appena unito. 7. L'orario in cui su da me si fanno l'aperitivo. Okay. Le volte che all'Urban Jam sto scemo ha sbagliato il giro. 7. Mica me la ricordo ancora quella battle, eh? E sulle note della DPG... No, questo. Ma quanto so British! Mamma mia, sono carico! Vedete, io capisco una, capisco due, ma cazzo, 7... 7 è veramente comico. Quel giorno è stato dimostrato che errare è umano e perseverare è robotico. voglio dire, no, ti sei visto. Sembravi un robottino a cui si era inceppato un disco. Non capisco se avevi appena fumato un obelisco o se ti erano saltati i connettori dei transistor. Hai così poco stile e classe che con un fast food fai un bistro. Sei talmente infantile che Casper è il tuo spettro dell'autismo. Siccome io non sbaglio mai quando mi esibisco, ma tu sei discontinuo tipo connessione Discord, la morale della favola di tutto sto comizio è che in media lo stratega sempre un piano nel registro, mentre il robot si rivela ben più umano del previsto. Time! Migliore entrata dell'All Bars finora. Raga, non ce n'è stato uno brutto dell'All Bars, ma questo di Franklin supera tutti. Forse può essere, diciamo, lì con quello di Dr. Jack contro Dreamer, perché l'entrata di Dr. Jack era assurda, Forse, mamma mia, Frank, voglio una bella risposta, BNK, mi aspetto tanto ora. Puttana Ero. La vogliamo la risposta? Blank, ci sei? Tu l'hai già sentita questa frase, ma è sempre un piacere ridirtela. Tempo sul cronometro per te. Quando vuoi, boy. Mi viene da ridere, scoppio. Mi potete aiutare a cercare le parti di All Bars Game che Frank ha usato per scrivere il proprio? Se vince un incidente come quando prendi punti e perdi punti con l'alcol. Cazzo, ma devo rallentare già, raga. Se vinci un incidente come quando prendi punti e perdi punti con l'alcol. Frank, mi sembra che sudi un po', è caldo. Io sì. Come quando prendi punti e perdi punti con l'alcol. Prendi punti con l'alcol.
No, scherzo, facevo lo stupido. La smetto subito e parto prima che dal pubblico mi insultino, sputino altro. Per cui ti scatto, okay, ti sprano come uno spuntino al parco. Se vuoi poi discuti, non parlo. Ma bro, stasera constaterai la differenza tra chi ride bene, chi ride ultimo, e chi non ride bene, chi ride ultimo. In quanto, quando se ti diranno che hai vinto la battle, sarai tu il primo a farlo. Ok, 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 ok. Comunque è un nuovo format. Comunque per Frank un nuovo format. Complimenti per l'adattamento. Prima sembravi Cannavacciuolo che spiega l'impiattamento. Il tipo da volo che dice che c'ha talento, ma neanche risponde al telefono. Infatti c'ha talento. Ripago. Oh mio Dio, l'ho capito adesso, l'ho capito adesso. Oh mio Dio, l'ho capito adesso. Oh mio Dio, scusate, un po' scoppio ritardato. No, no, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. C'ha talento, no, vabbè, non ci credo, non ci credo. Quello che spiega l'impiattamento. Il tipo da volo che dice che c'ha talento, ma neanche risponde al telefono. Infatti, c'ha talento. Ripago. No, 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 no. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo, c'ha talento. È vero, pazzo. Per lui il rap è un hobby, un'infantile passione. Per cui oggi ho una lezione da impartire al cazzone, perché in fondo so che ne può capire il valore. Lo chiama Chieso per dirgli all'All Bars Game 6 contro Blank, a.k.a. Bellenkeye, Frank è un rave a farsi. Rimbambire da droghe, che potrebbe spartire, ma vuole evitare di deludere le aspettative e appiattire la knowledge. Cioè, guarda e impara, se lui va e impara non va da limiti, ma se fuma crack a casa e guarda Paranormal Activity, in casa scricchiolano le lattine da sole. Comunque dicevo, Frank è un rave a farsi. Rimbambire da droghe, su un furgone con altre 7 persone strette come sardine in scatole in una di quelle tranquille mattine da stoner. Quando alla notizia della sfida, con già più di una ragione per patire il calore a partire dal sole, sudando pian piano inizia a smaltire la dose e trascrive parole per le sue quartine spagnole su cartine stagnole. Come cazzo fai? Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Scrivere a un tipo, oh, che mette l'impegno, è vero. Sulla traccia è un mostro. Chi è che ha detto ero? Quello segno nero sulla traccia è inchiostro. Ah, non, sulla faccia è inchiostro. Conferirò con loro un'altra volta ancora. Lo ferirò. Qualsiasi singola parola proferirò. Però vi do la parola. Ogni lezione che gli darò avrà principi. Prof etico. Profetico, okay. Vedi me, vedi il messia, credi che sia terrestre, perché speravi? Sono un alieno con barre malate dal futuro, un'epidemia di peste in guerre stellari, la morte nera infetta. Googla questa, non le cazzate di chi dice di googlare le cazzate proprio invece che quelle degli altri, e andiamo avanti. La morte nera infetta, la morte nera infetta. Vuoi una punchline diretta? Ne è una forte vera, aspetta. Raga, la volete una barzelletta sulla R di Frank? Bruttissima. La R di Frank era perfetta, ma è così noioso che l'ha mosciata lui dicendo la parola tre dopo neanche tre volte che l'ha detta. Rappo... Rappo da quando l'hip hop... No, no, la faccio come faccio io. Rappo da quando l'hip hop era vivo, cooperativo. Forse per alcuni suonerà antico, ma ogni barra rende il flow operativo, come la dico. Ed ora il trap è un lavoro a tempo pieno. È un lavoro a tempo pieno di rischi, sembra. Se tu sei uno di quelli che dice faccio a meno di 50 Cent, ma quello di Candy sciopera, un mito, sciopera, tipo. La mia arma è una voce che ti sciotterà il micro e scioccherà il triplo. Tratto pussi come te, come Kenshiro. Se si schioccherà un dito, scoppierà il clito. E la chiudo dicendo che tu hai proiettili di gomma, io sono rubber, perché chopper amico, un chopper amico. Mamma mia, chopper amico, no? Pazzesco, quante ne ha chiuse, quante ne ha chiuse. Mi pare che abbia... È dura decidere qui, è dura decidere, tra lo storytelling... di Frank in maniera devastante,
le miliardi di incastri di Bielenché con le punchline assurde come quella chat talento. No, vabbè, incredibile, difficilissimo qui. Abbiamo una battle. Mi pare che abbiamo una battle. Mi pare che abbiamo una battle. Yes, I. Frank e Blank. Hello, Spank. Senti, ti sta piacendo sta cosa? Un botto, let's. E allora, sentiamo il secondo round che ci hai preparato. Vai. Tempo sul cronometro per te al... Quando vuoi, boy. Bene, bene, bene. Allora, prima abbiamo parlato free. Mentre ora si traccia un'andatura che riguarda ogni sua traccia, dato che il suo free non lascia più traccia alcuna. Dunque, tu sei un tipo con i piedi per terra, perché un dio robot non potrebbe mai sognare una migliore prospettiva. Il tuo rap in playback è come una felpa, made in Cina. Ti credi Superman, ma il tuo nemico pubblico di questa disciplina sono i tuoi limiti, ossia l'autonomia e l'autostima. E anche se Blank never sleep dalla sera alla mattina, la musica non è il vero affare della vita. Se quando chiede ai fan la loro traccia preferita, nonostante tutte queste che io ho già citato prima, gli rispondono il minuto con Tie Smoking Monorima. Però, attenzione. Siccome per le persone sono uno che beve e fa uso di droghe, per me di tutte le tue strofe la migliore è la prima. Ci sta che un fattone amante dell'hardcore ascolti una canzone come La mia adrenalina. Ma tu, che in Fea Crew sei il più old school, eppure forse l'unico astemio, hai cantato un ritornello per lo più per Sanremo e spacciato Tavernello per Del Rum e Pampero, ostentando vida loca, coca e buste dal nero, col naso sporco di farina sopra zucchero a velo. Mamma mia, ok. Però, devo dire che però, da allora, su una cosa è vero. Da allora sei cambiato molto, fai il tipo colto, in ogni video ti do un accendino, un porro, un filtro morbo e dopo un tiro, Blank è andato in corto, circuito corto, circuito, Blank è andato in corto, circuito corto, circuito... Un po' come Siri, no? Ma sai perché proprio Siri? Perché tu sei come Siri quando Siri attiva. Una macchina che Siri anima con due stringhe. Un soldato che non Siri alza come in Siri ha e Siri abilita con siringhe. Un debole che quando dice Siri finge. Socievole come tra amici un Siri al killer che non Siri pete e che Siri corda. Ma oggi Siri crede quando Siri ascolta. Perché se il cyborg Siri volta come Ya Siri all c'è, io ho un drago nella mano tipo Sirio che ti consiglia di far piano e fare il Sirius Blank, perché sei solo un babbano contro Sirius Black. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Dunque, are you serious? Oh my God! Vuoi sapere una cosa, mio caro? Fuck! Robot. Oh mio Dio! Sei talmente robot che il tuo bar preferito è un distributore di metano. Talmente robot che l'aggiornamento di sistema è il tuo riposino pomeridiano. Sei talmente un robot che anziché Pornhub cerchi autodemolitori e rivenditori di seconda mano e i siti ti chiedono di selezionare le immagini senza semafori per verificare che tu non sia un umano. Oh mio Dio. No, questa era bella. Anzi, che poi in realtà questa ho sbagliato, bella. Tu neanche, non sei un robot, sei solo un computer e non ne sfrutti i frutti. La tua faccia è uno screensaver dagli spunti cupi. La tua mente è un sito con un codice HTML in cui sono presenti brutti buchi e ti piacciono i biscotti perché sei sempre costretto ad accettare tutti i cookies. Però vedi, il tuo concetto di famiglia è la scheda madre vecchia. La sua idea di fare un figlio è andare a comprare Alexa. Sei talmente un computer che per registrare dici prova Microsoft checka e per scopare pensi in quale porta infilare la chiavetta. Ma Microsoft checka, questa è una cosa che ci si aspetta. Oh mio Dio, questa è proprio una cosa che ci si aspetta.
Da un ragazzo che anche se sbagliava si applicava nei suoi interessi, però infatti in classe non arrivava al 6 e sfruttava la sua fama come con Madara Payne. Hai girato tutta Italia e sei stato a casa dei rapper che ti trattano come avessero a casa dei, o ti hanno prodotto musica che manco casa dei, regalandoti più neve che un weekend a Canazei. Quando sei stato Polo ti ho portato a vari rave, live, gay, pride, street parade, nelle cerchie di freestyle, in giro fino alle 6 mentre Shakiro ballava e Dreamer si pompava Drake. Abbiamo fatto Fea e tu hai fatto il fake, alla battle delle crew ha perso pure contro Snake. Abbiamo fatto un disco che può entrare nei musei, ma la gente vuole solo risentire i tuoi warplay. Hai vinto tutti quanti i contest della vecchia wave, e anche se non rappi più, rimarrai come un sensei. Se ora attivi i tuoi neuroni in questo database e ragioni 2 secondi sulla persona che sei, capirai che anche se non sei più il migliore di sto game, Simone Spigno più di quanto meritava BLNK. Sto cazzo di microfono non riesco a tenerlo. Mamma mia! Vabbè. Mamma mia! All'inizio vi avevo detto che Frank ti fa la morale, ti fa venire voglia di riconsiderare tutta la tua vita. Se Frank mi facesse la morale in freestyle una volta, io cambio vita, raga. Io smetto di, se mi dice cioè sei troppo vecchio per fare YouTube, io domani chiudo il canale. Cioè, come fai? Dio mio! La differenza tra Frank, cioè che Frank e Blank, come un quadro ritrova le differenze. Ma realmente la differenza tra di noi è soltanto una, raga. È il fuoco. Che è quello che sta qui, il fuoco. E io, in tema di fuoco, ho il fuoco di Todoroki Shoto se cambia parte, il fuoco di Paikwan contro Goku dall'altra parte. Sono Ace pugno di fuoco nel giorno in cui salpe parte, l'arte del Katon di Itachi l'istante che salva Sasuke. Su un Charizard in volo che attacca con lanciafiamme, l'altofuoco dei Targaryen di quando la baia arde, sotto l'aria del Prime Fire, nel rogo alla sala grande, col grimorio di Fuegolo nel soffio di Salamander. Mamma mia. Ne ho capita appena la metà, quella di Game of Thrones, quella dei Pokémon di Charizard e quella di Harry Potter. Basta, non ho capito più nessuna, ma ha spaccato tutto. Mamma mia! E sempre in tema di fuoco, invece tu sei come un fakiro che per quanto spinge duro, soffre come un facchino pure quando stringe il culo. E non ti chiamano da un pezzo per fare live, tanto ti censuro. Brucio ogni tuo testo, è Fahrenheit 451. Uomo, sei solo, ci siamo. Non hai né una paglia né il fuoco. Sei solo un fuoco di paglia che si staglia su Bolo e si squaglia come il Bolo nel pomo d'Adamo. Stasera il risultato è così diverso dal pronostico che gli diagnostico il fuoco di Fantantonio. Cassano! E per chiudere i conti ti ricorderò una cosa. Ho l'elemento fuoco come un botto di manga e nel chakra del tuo corpo quel colpo ti manca. Ti scopo da 2 ore, sei già corto di tanga. E siccome da qua sotto tutto il mondo ti guarda, ti credevi un attore, però il porno ti inganna e scambi per amore anche un ritorno di fiamma. Mamma mia. E scambia per amore anche un ritorno di fiamma. Mamma che pazzo. Ho la carta nel lasso, bella calda nel mazzo, come magma nel masso. E ogni canna che passo la si infiamma nel lasso, in cui tua mamma nel cazzo mi fa già la fellazio. Sei una chiazza di sperma nata dal materasso, mentre io la fiamma eterna come Amaterasu. Dai, scusami. Vabbè, dai. Ha spaccato un pochino, dai, non tanto. Mamma mia. Ecco sul cronometro per te. Oh mio Ultimo Dio. Round. Quando vuoi, poi. Yo, sei una persona in forma e te lo giuro davvero profonda, però quando ti afferro ti aggiusto, fra. Giusto per sfotterti da piccolo ti avrei voluto regalare una fionda a forma di R minuscola. Di BLNK si dice sia un androide, non soffre. Di certo non per uno stupido spoiler. Non so, Frank. Ma per adesso chi se ne frega, tanto è il dio robot. Non soffre, non soffre. Normalissimo, human android. Carino. Guarda che busto ho preso. Tu la vuoi? Suka boy, suda poi. Chiedi scusa, Keso, e scusa ai tuoi, e scusa, oi. Finalmente si è capito perché sei salito su da noi. Perché al centro hai fallito e al su da noi! Yo. Okay, sarà il film è quello là di Bisio, no? Ho sempre commesso omicidi lirici. È del caso che per sete torni a commetterli. Ho iniziato a scrivere il 21 ed oggi il 14. Ti ho ucciso in 7 giorni come The Ring.
pellicola, data la trama che non potrebbe neanche esistere con Frank nel film. Wow! Perché? Ah, cazzo. Ma okay. Dai. In effetti, in The Ring, tu pensi risponda, mister risposta alla seconda, che se lo chiami al telefono e ti incazzi, al massimo si inventa una scusa triste e in risposta ti asseconda. Però sta nel mezzo la verità. Infatti, se da risposta alla seconda levi là, quello che Frankie dà è una risposta a seconda. Se gli va! Ok, se gli va. Scusate, raga. Non ti preoccupare, vai. Quando vuoi, poi, quando vuoi. Parcheggio. Scusate, ragazzi. E questa è la risposta alla... Va bene! Chi ha creato parcheggio? Devo leggere, e in effetti, perché non so scrivere, invece a te non si può dire che scrivi testi male, però devi risolvere quel tuo problema intestinale. Perché sulla gente a te piace scorreggiare, ma caga! Anzi, Frank, un piano, prendi per la mano Frank Matano e digli, dai, facciamo un prank, andiamo un po' a petare a Caracas! Che figata che era quella scorreggia sulla perché gente. Te lo giuro, bro, anch'io scorreggio, però almeno poi la stanza la rieggio. Quando invece entro nella tua, quando d'oro sembra un maneggio, dovresti trovare un'occupazione. Perché poi dopo cercarla è peggio. Frank, cos'è che fai di lavoro? Io doppio il topo del pamareggio! Yo. Oh mio Dio. Però dai, non le chiudi malissimo. Però perdona i dubbi da autistico. Il tuo flow che vanta d'artistico. Per me tu fumi tantissimo se vuoi competere mentre l'incastro come su un mosaico le tessere, sai bro? Side note, sarà un disastro, ma qua vorrei tu capissi solo che non sei nel manga One Piece, inoltre ti manca più di una Y, Frank, per essere un cyborg. Frankie. Che in effetti quello che ti manca è il naso in metallo, ma tra poco lo otterrai grazie a qualche sostanza bianca a caso nel taglio. Perché per lei, anche se poi lui lo nega, c'è una correlazione tra le bugie e i pezzi, e ci arrivo. Perché Frank, quando passa da palle a palline, il Vez è già attivo. Sì. Ok. O la smette, ha due opzioni. Prima che io possa... Ok, o la smette, ha due opzioni. Prima che io possa ridurgli i sogni e ridurgli le immacerie. Ah, scusate, sto allenando i miei flow. Lui ne ostenta, ne trasmette emozioni. Come faccio a far piangere Frank per il finale di una serie? Spoilerandoglielo! E nell'attacco dei giganti, alla fine lo sai chi muore? Time! Oh mio Dio, che spettacolo! Signore e signori, alla mia destra per BLNK, un po' d'amore! Alla mia sinistra, al suo primo All Wars Game per Frank, un po' d'amore! E se hanno spaccato e anche questa terza sfida vi è piaciuta, un po' d'amore! Incredibile! All Wars Game! Mamma mia, che figata! Puttana Ema, mi sono spaccato di brutto. Adesso scrivetemelo voi nei commenti, dai, chi avete preferito. Diciamo che BLNK ci ha fatto spaccare con delle punchline surreali, incastri assurdi, che poi ha fatto anche Frank, ovviamente. Frank è stato molto più pulito, ci ha raccontato una bella storia, precisa, con la giusta punteggiatura, senza fare errori. Viene che si è inceppato qualche volta, però vabbè, sti cazzi, ha spaccato, ci siamo divertiti, sta tornando il BLNK che conosciamo, mamma mia. E nulla, dai raga, visto che sono stato assente per una settimana o di più, non mi ricordo più, non lo so, scrivetemi nei commenti quale battle dobbiamo ancora andare a reagire, dobbiamo anche fare qualche album, qualche canzone, facciamo tutto, dai, voi scrivetemelo e ci vediamo alla prossima.